se nessuno l'ha fatto, come avete detto fino adesso, non so, da molto tempo non veniva nessuno in piazza, non so perché, però se nessuno ancora l'ha fatto, io lo faccio oggi, ma con molta semplicità e con molta umiltà, e vi chiedo scusa per tutto quello che non è stato fatto, scusa per i depistati, scusa per le burocrazie che avete dovuto sopportare, scusa per il piegarsi di tutte gli apparati dello Stato a celare la verità. Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, si è rivolto ai familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, che da 49 anni si battono perché emerga del tutto la verità sul fatto di sangue che aprì la cosiddetta strategia della tensione e gli anni di piombo. Parole precedute da quelle del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha invitato i parenti delle 17 vittime della bomba scoppiata all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura a trasmettere e spiegare il loro dolore, perché fonte di insegnamento, ha detto, qualora si riproponessero oggi i germi dell'odio che l'ha generato. Noi dobbiamo fare la nostra parte comunque fin d'ora, senza allarmismi, ma è chiaro che una deriva negativa c'è. È veramente leggere l'ultimo rapporto Censis che parla degli italiani come di un popolo, lo definisce così, rancoroso, spaventato, incattivito, dà un po' la misura del momento storico che stiamo vivendo. Ebbene, io vi dico, Milano non deve essere così. Milano deve essere qualcosa di diverso, e la sfida di Milano è essere qualcosa di diverso. Una città che non vuole fare da sola, ma che si candida ad essere, ha concluso il sindaco, un modello diverso, senza chiedere per questo sciocche autonomie.